Vediamo ora una serie di funzioni utili che possiamo creare con il nostro foglio elettronico di OpenOffice, il programma Calc. Apriamo quindi il foglio elettronico, dopo aver aperto OpenOffice, ed iniziamo da una semplice somma automatica. Quindi io nella cella A1 inserisco 23, nella cella successiva clicco e inserisco 45, nella cella ancora successiva clicco e inserisco 67. Supponiamo che io questi numeri li voglia tramutare in valuta, quindi che io vada a sommare degli euro. A questo punto clicco già sulla cella che conterrà per me la somma, tengo premuto il tasto sinistro e scorro sino alla cella A1. Poi in alto clicco su Formato, Celle, attendo l'apertura della finestra, clicco sull'apposita voce Valuta, do l'ok e i numeri inseriti subito verranno tramutati in euro con la presenza dei decimali. Clicco di fuori per deselezionare ed ecco che per ottenere la somma automatica mi basta cliccare sulla cella vuota utile, la prima sotto l'elenco, dopodiché un clic sul pulsante Somma, premo invio sulla tastiera ed ho immediatamente la somma automatica. Se invece volessi ottenere la media di questi importi, perché li ho spesi in 4 giorni della settimana e voglio sapere qual è la spesa media che ho effettuato, come posso fare? Scelgo con un clic la cella utile in cui avrò la media. Dopodiché clicco sulla F piccolina, che è la creazione guidata funzione, e accedo all'elenco alfabetico di tutte le funzioni dove dalla A devo scorrere sino alla lettera M dove avrò la funzione media. In questo caso prendo con il tasto sinistro il quadratino di scorrimento e rapidamente con il tasto sinistro premuto lo porto giù sino alla M. Mi fermo, clicco su media, clicco su avanti e tenendo premuto il tasto sinistro sul bordo della finestra la sposto quel tanto che basta per vedere integralmente i numeri. A questo punto tasto sinistro premuto sul primo numero e scorro fino a selezionare tutti e quattro i numeri di cui voglio la media, esattamente come farei se prendessi in considerazione i voti delle varie materie per ottenere una media scolastica. La media in anteprima la vedo già qui in basso, risultato euro 67,50, ma la conferma ce l'ho con un clic su OK. Ed ecco quindi il nostro risultato perfettamente calcolato.